Dopo la morte del cardinale, il palazzo fu acquistato per 31.500 scudi dal cardinale Bernardino Spada. Difatti, è più conosciuto come Palazzo Spada, che lo trasformò in una vera reggia. Il Borromini fu incaricato del restauro e a lui si deve il colonnato prospettico tanto famoso, dove le pareti convergono, il pavimento sale, il soffitto si inclina. Gli intervalli fra i pilastri diminuiscono, i 42 riquadri del suolo rimpiccioliscono in prospettiva, le colonne doriche digradano d'altezza man mano che si allontanano. La prima è di 5,68 metri e l'ultima di appena 2,47 metri. E il tutto fa apparire la galleria lunga almeno 50 metri, quando ne misura solo 8.